grazie per essere venute qui oggi alla Camera dei Deputati. Io rappresento il movimento di Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, insieme alla collega Nicchi, che è capogruppo in Commissione Cultura e Istruzione. Siamo qui oggi perché riteniamo che il problema delle GAE infanzia sia assolutamente fondamentale per il buon funzionamento della scuola. È arrivata, diamo la parola appunto a chi meglio, diciamo, rappresenta le vostre istanze per una breve sintesi, soprattutto per avere degli aggiornamenti, tenuto conto che noi tra un quarto d'ora dobbiamo assolutamente Io chiedo chiudere. venia, però c'è Prego. stato. Scusate, siamo un po' trafelate perché ci hanno recuperato al volo fra ieri sera e stamattina per avere un appuntamento, questa volta vis-à-vis, con esponenti del PD, proprio, tra cui anche la nuova referente per la scuola del Partito Democratico, e con il quale le GAE Infanzia non avevano comunque mai avuto diciamo, un rapporto empatico, come invece possiamo aver avuto con Michela Montevecchi, con Enzo Brundo, con Mario Pittoni o con altre persone. Ecco. E ultimamente anche con l'onorevole Cimbro. Ecco. E allora vi dico brevemente, ci hanno detto la nostra disponibilità all'oggi è totale per vedere di risolvere la questione dell'assunzione delle GAE infanzia, parlo a livello nazionale, però questo non lo sappiamo da tempo perché siamo persone che stanno subendo ingiustizia su ingiustizia dal varo della 107. Tutto adesso diventa dirimente sia per la politica che per la finanza la sentenza della famosa adunanza plenaria che stiamo aspettando da un anno, da due, da un mese, da 6 mesi e si sposta e si sposta e si sposta, lasciando all'oggi un mondo della scuola dell'infanzia e di 16.500 precarie storiche, io parlo di un dato di precarie storico senza inserimenti di diplomati magistrali, che invece all'oggi sono diventate 49.000, quindi sono triplicate. E se la sentenza è l'atto dirimente in base al quale anche la politica sta dicendo potrò prendere delle soluzioni e Gigi dice no. Ecco, perché i soldi che il MEF mi può dare per 16.500 assunzioni, che poi diventeranno qualcosa meno perché forse qualcuno di noi potrà entrare quest'anno, ma poche perché chi è andato a vedere nei siti degli uffici scolastici territoriali le graduatorie pubblicate in queste ore, ci sono tutte riserve davanti a chi storicamente ha mantenuto su la scuola pubblica dell'infanzia. Ok, bene. E restiamo quelle, però posso avere 165 milioni per stabilizzare 16.500 persone, ma se sono diventano 49.000 e nel frattempo me ne diventano 55.000 o 60.000, anche nell'infanzia, la cosa che va detta è che noi abbiamo una visione diversa rispetto a quello anche che ci è stato detto ora. Allora, noi ci chiamiamo No Discriminazione GAE Infanzia perché da quando la 107 è stata portata sul tavolo noi abbiamo visto che il mancato potenziamento è stato vissuto come discriminazione. Dall'altra parte c'è una divisione che dice sì, ma noi volevamo il potenziamento con quel numero di precari storici dell'infanzia, però collegato alla delega 06. Per noi il processo è inverso. Allora, la scuola dell'infanzia, se fosse stata potenziata fin dall'inizio, avrebbe visto persone che da anni lavorano nell'infanzia continuare a fare il loro lavoro in modo specifico. Non andando a fare, io parlo di colleghi di discipline artistiche che stanno andando a fare i tappabuchi e non hanno nemmeno un registro dove scrivere i voti, d'accordo? Perché alla scuola dell'infanzia più piccolo è il numero, più meglio io seguo e non educo, ma informo, in senso aristotelico, do forma. Allora, la nostra posizione prima
prima mi potenziavi e mi trattavi come gli altri, creavo le condizioni per un progetto ampliato e estremamente qualitativo sul quale poi andare a imperniare il progetto 06, che ha un'enorme valenza, ma all'interno di questo 06, che ha tante pieghe oscure, e probabilmente qualcuno dice no, ma a volte noi lo vediamo anche, come si dice, come penalizzante rispetto al nostro ruolo, poteva essere qualcosa di molto più bello, perché noi siamo già, e qualcuno l'ha ribadito anche in questo momento, alcuni parlamentari del PD, 3-14. Se io sono 3-14, ma non sono stata potenziata, per cui ho subito una discriminazione, ma della legge 107 poi ho subito anche tutti i risvolti negativi. Cioè, allora spiegatemi perché. Allora, non mi assumono, non mi potenziano in nome di uno 06 che dà priorità ai nidi, perché la vera emergenza europea è il nido, perché sono dati che sappiamo a memoria, ci sono stati ridetti, li abbiamo detto ragazzi, lo sappiamo anche noi perché non siamo nati ieri nella scuola, perché se la regione Emilia Romagna ha una copertura di nidi che arriva sicuramente al 40-50%, il Veneto lo stesso, la Calabria è ferma al 2%. Io parlo di poli educativi, con i 150 milioni stanziati l'altro giorno dal ministro, dalla ministra che l'ha messa alla fila, giustamente io creerò 10 realtà di polo educativo, ne esiste uno a Padova e uno a Milano che può essere interessante, ma 10 in tutta Italia, ma tutto il resto diventa uno scivolamento di soldi nei pieghi delle amministrazioni pubbliche che stanno vivendo lo 06, ce lo siamo detti anche a MIUR, come un bancomat. Questa è la verità. Non è do più spazio alla scuola dell'infanzia statale, non do più spazio al 3-6 segmento riconosciuto a livello mondiale. Ecco perché io posso essere d'accordo, bellissimo questo progetto, ma spetta questi bambini che sono i più belli che noi abbiamo tra le mani, tanto quanto spetta ai fragili diciottenni che i nostri colleghi di discipline plastiche seguono senza un registro. Per noi voleva dire lavorare in un certo modo e potevano intervenire prima. Bastava una riga da parte del Ministero per i diplomati magistrali, perché quando c'è un aggiornamento delle graduatorie e prendo la sentenza del Presidente della Repubblica che dice sia valore abilitante, ma non ti dà diritto all'inserimento in GAE. È questo che dice la prima sentenza. E ora io sto subendo questo da un anno, da due, da tre. E un'altra cosa, discriminazione della 107, discriminazione mancato potenziamento, inserimento selvaggio di diplomati magistrali che noi non avevamo mai visto e ci lasciate comunque soli. Perché nonostante le dichiarazioni di intenti, di buone dichiarazioni, sinceramente non c'è altro. Perché sono stati presentati emendamenti alla finanziaria, questo e quello, ci hanno provato in più di uno, c'è qualcuno anche qui che ci ha provato, ci sono altri esponenti che ci hanno provato, ma lo stesso PD a nome di Simonetta Rubinato, perché la conosco da una vita, aveva provato a fare i conti, poi lei fa parte della segreteria, è la segretaria della commissione finanze, per cui sa da dove escono i soldi, si poteva fare già, no, ora è tutto demandato. Allora, noi siamo un po' stanche e, devo ridirlo, bisognava arrivare a creare un incidente diplomatico, come la Fincantieri fra Francia e Italia, perché noi stiamo diventando questo, per avere la possibilità che qualcuno che non ci ha mai ascoltato all'oggi, e anzi è stato anche molto pesantino in certi commenti, ok, e ce li abbiamo messi via, perché non è che noi facciamo gli screenshot, siamo abbastanza brave, ci ricevessero, ma io devo arrivare a tanto, eppure sono una categoria di un lavoratore pubblico che sta tenendo su quello che è uno dei pilastri della Costituzione italiana. Quello che è stato fatto per PAS e TFA si poteva fare per i diplomati magistrali, una percentuale, la famosa gradazione, vero onorevole Pittoni? La famosa gradazione, perché? Ti metto via una parte del concorso, non ti faccio fare la preselezione, ma dopo di noi.
Non che io debba aspettare una sentenza, allora poi casomai, perché come dicono, chiappetta la De Pasquale, allora se succede questo io posso rivedere i punteggi e l'aggiornamento delle graduatorie, perché le GAE nel loro sic et nunc non hanno più ragione d'essere, perché allora posso cambiare i punteggi. Ma io devo sempre stare lì ad aspettare cosa dopo una vita? 15 anni, 16 anni, 20 anni di precariato? E l'ultima cosa, abbiamo le assunzioni in questi giorni. Ed è stato bellissimo quando è uscito il decreto 522 di luglio 2017. Articolo 2, ho detto, arca di una trotta, ci avevamo ragione anche questa volta. Boh, chi l'ha letto lo sa. Allora, l'anno scorso, il decreto 89, a cui qualcuno si è opposto con noi, ha dato l'EGM 2012 una percentuale del 15% di assunzione su tutto a livello nazionale. Voleva dire che i ruoli che dovevano essere dati per provincia, vero Anna, quel 15% per permettere l'esaurimento di quelle graduatorie di merito 2012 da altre regioni, venivano spalmate nelle province. Ok, mi sentite lo stesso? Si sente l'eco? Ecco. Bene, quando sono cominciati a uscire i numeri, noi l'anno scorso abbiamo visto che questo 15% non era rispettato. Ad un'interrogazione parlamentare qualcuno ha detto, ma questi sono quei posti che sono stati dati in più nei passaggi di ruolo 17 a livello nazionale. Allora, e la percentuale è arrivata al 33%. L'articolo 2 del 522-2017 ci ha dato ragione. Ma allora, io, che sono un cittadino e un lavoratore tuo, mi affido al principio di affidamento, perché io rispetto le leggi, rispetto le tue leggi, Stato, e vado così. Cioè, è altrettanto. E invece è stata cambiata in modo orale quella volta. Noi abbiamo fatto ricorso. E porto a casa i ruoli io a Venezia. Per quelle colleghe che in modo non corretto sono state lasciate fuori l'anno scorso. Perché una legge va rispettata, che io sia un funzionario dell'USR, che sia una maestra, che sia un parlamentare, che sia il vigile di strada, va rispettato. A me dispiace perché abbiamo migliaia e migliaia di colleghi in giro per l'Italia che vivono questa situazione. Abbiamo migliaia e migliaia di bambini ai quali noi vorremmo tornare e che sappiamo che come precarie si fa fatica a tornare. Perché la continuità, che è uno dei principi sacrosanti, forse sono due, la continuità trasversale e la continuità orizzontale, che è prevista e non dovrebbe essere mai toccata, vero Anna? Come la continuità per i bambini disabili. Non ci siamo. A me dispiace a volte andare agli scontri, perché comunque si parla, c'è qualcuno che si commuove, si parla di vite, non si parla di numeri. Mi dispiace a volte con certi politici andare allo scontro, ma io credo sia più importante avere uno scontro e un cerino e mi chiarisco e dopodiché in modo onesto posso cominciare a parlare. Ma io non voglio attacchi di una parte, dell'altra, di che, perché come su altre tematiche, per tutti è possibile portare a casa i risultati, come ci ha detto la stessa ministra Lodi. Fate in modo che il fronte per voi sia trasversale, lo chiede la ministra Fedeli, che sia Forza Italia, che sia la Lega, che sia il PD, che sia l'MP. Se tutti chiedono la stessa cosa, come per altri diritti calpestati, qualcosa si può portare a casa. E noi sono 2 anni che chiediamo solo questo. Io ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi, siamo un po' trafelate. Qualcuno si è commosso, ringrazio Mario che è partito stamattina all'alba da Udine, si è fatto una filata unica, ringrazio Giulia Gobbi che è corsa e ci ha dato l'opportunità di incontrare persone importanti, ringrazio l'onorevole che ci ha dato l'occasione di questa sala e di essere ascoltati per la prima volta in un certo modo pubblicamente, ringrazio Michela Montevecchi di essere venuta. Forse non ha neanche fatto la luna di miele, sapete, lei si è sposata da poco, ecco, vanno fatte anche le cose e tutto il resto. E io ve lo dico, io sono di ruolo dell'anno scorso, per chi non lo sa, e sono entrata un po', per fortuna,
perché la mattina alle 7:30, dopo ben 16 anni soltanto, aver lavorato in un kinder e lavorato all'estero 10 anni in Svizzera, nella scuola pubblica svizzera, che sapete cosa vuol dire, ma lo Stato italiano non me lo riconosce come servizio, quindi ecco, aver fatto l'interprete e altre cose, e sono entrata per fortuna, perché la mattina alle 7:30 io avevo due, vero Giovanna, che eri presente, diplomati magistrali davanti di me inseriti, sic et nunc. E io mi sono messa a piangere, lei può confermarlo, perché avevo visto andare via questa cosa qui. Non avrei mollato allora, ho fatto una promessa che non mollo loro, le mie colleghe a livello nazionale non le mollerò mai, finché l'ultima, e quindi, come diceva un bellissimo film indiano sull'educazione dei bambini, non uno di meno. E io mi prendo e mi assumo le responsabilità delle mie azioni e delle mie parole. Io, ripeto, ci sarò. Basta ragazzi, vi voglio bene a tutti. Dopo questo intervento non si può aggiungere null'altro se non appunto ribadire l'impegno che abbiamo preso oggi qui formalmente come forze politiche presenti in Parlamento per continuare questa battaglia. Abbiamo individuato la legge di stabilità come momento per poter inserire appunto un emendamento che vada in questa direzione. Cerchiamo di iniziare a lavorare subito alla preparazione appunto di un emendamento e soprattutto alla preparazione di un percorso che possa coinvolgere il maggior numero di forze parlamentari presenti, perché io credo